Con Matteo Bianchi, il portiere dell'FC Porto Le Birre, una sconfitta in questa finale, però al termine di un torneo veramente giocato ad altissimi livelli. È andata male, però c'eravamo. È stato bello finché è durato, è stato bello crederci e siamo contenti. Siamo contenti, ma molto dispiaciuti per aver perso questo torneo. Però siamo contenti di esserci stati in questa finale, comunque di averla giocata e di essere stati lì fino alla fine. Anche perché comunque eravate partiti benissimo, 2-0, tra l'altro bene, tenendo anche il punteggio, grazie veramente alle tue parate, ha fatto degli interventi veramente di rilievo. Poi però magari è venuta fuori un po' più la loro esperienza di giocare questo tipo di gare. Vabbè, noi siamo giovani comunque, cioè tra tutti ci sarà una media di 22-23 anni, comunque loro sono più grandi, giocano in categorie comunque più superiori a calcio, comunque dov'è, e vabbè, non so nemmeno cosa dire perché un po' mi dispiace, però come ora, eravamo lì. Un po' di amarezza, cioè comunque ripeto, un torneo veramente giocato ad altissimi livelli, tante vittorie anche nel girone, poi soprattutto nella fase di eliminazione diretta, insomma l'FC Porto Le Birre ci può riprovare benissimo il prossimo anno. Certamente, ma non ci è mancato niente secondo me, ci è mancata un po' di fortuna, 5 gol su deviazioni comunque cominciano a fare la differenza, però vabbè, ci rifaremo il prossimo anno, si vincerà il prossimo anno. Nicola Chiciotti, al termine della partita veramente combattuta contro l'FC Porto Le Birre, ma il Barbagianni è campione del mondiale di Grosseto. Eh sì, è andata bene, si è tribolato dal primo minuto all'ultimo, tutto il torneo si è fatto una bella galoppata, a volte abbiamo sofferto, poi siamo venuti fuori e stasera penso che diciamo, è un po' il grazie a tutti quanti per la partita che c'è stata, un po' maschia, decisioni arbitrali, un pochino di scoglia da una parte e dall'altra, però se si vede il tabellino siamo avanti di 3 mi sembra, quindi va bene così. Sentiamo gli animi abbastanza caldi, sì, anche allora, stanno cambiando gli indirizzi email per mandarsi messaggi, vediamo. Come ha detto, una partita tra l'altro andata un po' male perché era sotto i 2 gol, però anche con un po' di calma, anche se insomma era un po' sorpreggiare di nervosismo, però insomma avete ripreso questa partita e l'avete poi portata. Noi Davide abbiamo questo difetto che si fa sempre le partite sprint. Sì! Sei gatto! No. Dicevo, a parte ha piovuto, ti volevo dire, noi ci sta sempre queste partite sprint. Si è fatto uno 0-2, poi ci siamo rimessi in carreggiata, siamo riandati sotto di uno, poi insomma si è un po' retto, poi gli animi si sono scaldati e voglio salutare Tino che cambia squadra, ha detto. E niente, dai, va bene così, io. Ciao a tutti. Aziz Aznawi, doppia soddisfazione per te, titolo di capocannoniere e la vittoria importante con il Barbagianni a Sino Caffè. Sì, importantissima sta vittoria, ci voleva, era già 5-6 anni che vincevo il capocannoniere, perché lo vedi anche te, sono ingrassato come una spugna. Insomma è stata una bella partita, soddisfacente anche per i miei compagni, è il terzo trofeo consecutivo che si vince. No, sono contento, siamo contenti tutti, si litiga, si scherza, ma alla fine l'importante è vincere. Tra l'altro marchiata da 2 tuoi gol molto in un periodo della partita molto delicato, insomma questa affermazione. Sì, infatti è stato un po' di fortuna, dai, perché il portiere loro era veramente fortissimo, invece il nostro 3 tiri, 3 papere, invece loro un bel portiere. Lui si è fatto 20 tiri, l'ha parato tutti, ci ha voluto un po' di fortuna perché alla fine le reti le abbiamo fatto, è stato anche un po', ci siamo un po' baciati dalla fortuna, siamo contenti, meno male che sono entrati questi reti, se no col gatto, col cazzo si vinceva. Vabbè, grazie.